vecchi, dei vecchi semafori fermi da 15 anni e forse qualche anno in più. E sono andato a fotografarli vicino all'ospedale. Ho visto chi è passato, chiaramente qualcuno vicino al loro mondo, e il venerdì mattina, udite udite, dopo 15 anni quei pali sono stati rimossi. Se basta questo, continueremo a farlo, così vi acceleriamo le pratiche della buona amministrazione. Mi viene da ridere, credetemi, credetemi, ma si può fare questa cosa qua? 15 anni tenuti i pali fermi là, Guido Stefanelli va a fare delle foto, il giorno dopo si tolgono i pali. Ma dai, dai, questa è ridicolaggine. Ma andiamo a temi più importanti. Allora, parliamo di parco commerciale? Abbiamo fatto le foto proprio nelle sterpaglie del parco commerciale, le avete viste, i nostri facsimili, abbiamo voluto dare un segnale forte per dire qua c'è ciò che non c'è, cioè ci sono le sterpaglie, non c'è il parco commerciale. Voi sapete, cari amici, che su quel vituperato parco commerciale si è avuta una campagna elettorale molto deprimente, perché in casa delle persone 5 anni fa si sono spesi fior di discorsi, fiumi di parole per promettere tanto a tutti i giovani di Scorrano. Dopo 5 anni quel parco non c'è e oggi tentano in modo subdolo di continuare la farsa delle promesse elettorali, tornando in casa delle persone e chiedendo curriculum, chiedendo informazioni sulla capacità e sulla valentia di alcuni giovani, perché ci sono prospettive nel futuro. Noi di questo ne siamo veramente schifati. La campagna elettorale si fa sulle idee, certo che si fa sulle idee, e noi dopo avremo i nostri giovani che diranno ciò che pensano di fare in caso di vittoria nel nostro comune. È facile per un'amministrazione andare in bacheca e spulciare il programma elettorale della nostra lista. Sì, lo hanno fatto, sì, lo possiamo dire. Perché, guarda caso strano, un 40-50% delle nostre idee messe su quel programma sono state letteralmente copiate. E stasera ne abbiamo sentita qualcuno. Io voglio fare un in bocca al lupo a quei giovani che per la prima volta questa sera ho visto anche emozionati, si sono cimentati nel dire il loro bel discorso. Io a loro faccio veramente i complimenti perché i giovani meritano fiducia, indipendentemente in quale lista stiano. Quindi non faccio un discorso della mia lista, ma della loro lista, perché penso che ogni esperienza, quella nuova davvero, diciamo, vada aiutata a crescere. Ogni tanto mi interrogo come mai alcuni giovani stanno di là, però la libertà c'è per tutti e quindi c'è anche per loro di scegliere la loro lista. Dicevo del parco commerciale. Abbiamo fatto più incontri, abbiamo fatto consigli comunali, abbiamo approvato piani, contropiani, ma quel parco commerciale inaspettatamente non è andato in porto. Dopo 2 anni che la ditta aveva chiesto di poter effettuare i lavori, un po' la congiuntura economica, un po' le loro manchevolezze, perché ci sono state, come se ci sono state, non hanno permesso in 2 anni di realizzare quel parco. È arrivato il momento che la ditta ha chiesto una proroga per iniziare i lavori, dando l'opportunità all'amministrazione comunale di avere un addendum chiamato così, con delle clausole capestro molto più convenienti rispetto a quelle che c'erano nella precedente bozza di convenzione. Il Consiglio Comunale era pronto per approvare quell'addendum, c'era stato un incontro con la ditta 2 giorni prima del Consiglio Comunale. Voi sapete che sul parco commerciale sono stati spesi fior di soldi anche da tecnici di Scorrano che ci hanno lavorato alacremente, sperando in un futuro radioso. Quindi su questo, diciamo, hanno avuto una grossa delusione non solo i giovani che non hanno trovato riscontro
nelle promesse fatte nella campagna elettorale del 2012, ma anche gli artigiani di Scorrano e i tecnici di Scorrano che erano pronti, diciamo, a dare manforte a quel progetto. Dicevo, siamo giunti a ridosso del Consiglio Comunale, siamo andati a guardarci gli atti erano tutti predisposti per la proroga da concedere alla ditta IEA SRL. Arriviamo in Consiglio Comunale, stranamente la maggioranza cambia opinione, quindi in pochi attimi tra la preparazione dell'atto e l'approvazione nel Consiglio Comunale la maggioranza cambia opinione, non vuole più dare e concedere la proroga alla ditta IEA SRL e in Consiglio Comunale la maggioranza decide di non dare la proroga. Se mi date il manifesto? Da subito abbiamo fatto fare un manifesto. Questo manifesto è firmato anche dal consigliere Mario Blandolino, consigliere di opposizione. Che cosa dice questo manifesto? Parla di soldi da spendere per legali, e li stiamo spendendo, e come se li stiamo spendendo? Tariffe altissime, amici miei. Qua finirà che spenderemo oltre i 25.000 euro per difenderci innanzi al TAR e forse al Consiglio di Stato. Diciamo che nel 2012 con la IEA SRL avrebbero dovuto cambiare la storia economica e sociale del nostro paese. Invece, ed oggi lo possiamo affermare con certezza, lo dice il manifesto, solo false promesse per arrivare a tutti i costi a vincere le elezioni amministrative del 2012. Caro Mario Blandolino, come ti giustifichi di fronte a questo quando tu insieme a me hai denunciato che nel 2012 ci sono stati, come al solito, ci sono state le promesse elettorali? Come ti giustifichi oggi di fronte allo sperpero di denaro pubblico che noi già denunciavamo appena finito il Consiglio Comunale? Quindi, cari amici, le bugie hanno sempre le gambe corte, io l'ho sempre detto, e su questo lasciamo cadere un velo pietoso. Sicuramente quel parco costerà ai cittadini di Scorrano ma parecchi soldi. Spero di avere torto, spero che il comune abbia ragione, perché al TAR ha già perso, spero che non perda anche dopo, perché se così è andremo in default. Questa è la verità, di questo devono sapere i cittadini di Scorrano. E l'operazione di maquillage, di trasformismo, quello di mettere in evidenza i giovani, va bene, ma i cittadini ormai vedono 10 televisioni, hanno il computer, hanno i smartphone, cioè ormai si informano, non è che sono stupidi, no? Quindi presentare la sorella per nuovo avendo il fratello che va a fare la campagna elettorale non è un nuovo. Prendere i consiglieri o i candidati della scorsa nostra lista, no? Ugo Romano non mi sembra che sia nuovo, no? Viene anche da esperienze con Mario Pendinelli sindaco, o no? E quindi il trasformismo è continuo, è il ping pong di, no? Ugo Romano, e quindi come la mettiamo? Andiamo a mettere la cugina di Amedeo Scarpa, ma la cugina di Amedeo Scarpa, ma sempre che stiamo giocando a ping pong, stiamo sostituendo le figure, ma dietro chi c'è? Chi ha fatto quella lista? Chi ha fatto le trattative? Chi ha messo 10 sindaci prima di Mario Blandolino e non è riuscito a trovare un sì? Chi? Chi? Ditelo! Ditelo! Voi siete solo strumenti in mano a qualcuno, perché qualcuno, vi ho detto e lo ripeto questa sera, non può perdere questa amministrazione. Ne va di mezzo la propria carriera. Questa è la verità, ecco perché c'è tanta animosità in giro. Presentarsi sul palco e dire noi non attaccheremo non è vero, perché lo state facendo in casa delle persone, state dicendo eresie. La storia dell'ospedale l'abbiamo voluta chiarire stasera perché è una delle storie che raccontate in casa delle persone, oltre le solite promesse che andate a fare. Questa è la verità. E allora, amici, Non c'è dubbio, non c'è perplessità. Noi rappresentiamo l'alternativa all'arroganza di questo paese, di qualcuno che in questo paese crede di poter essere il padre padrone. Noi questa volta lo sconfiggeremo e gli dimostreremo che i cittadini di Scorrano hanno una coscienza, hanno la libertà di esprimersi in quella cabina, crociando la lista numero uno, la svolta giusta.
fatta sì di persone oneste e corrette, ma anche lì ci sono persone oneste e corrette, non voglio che ci siano dubbi anche su questo. Però non mi piace l'operazione trasformismo. Noi, tutte le persone che vedete su questo palco, hanno con coscienza accettato da tempo di scendere in campo con Guido Stefanelli candidato sindaco. Voi lo avete fatto il venerdì, quando il sabato si presentavano le liste, e quindi oggi che cosa ci venite a dire? Che se il venerdì qualcuno veniva alla nostra porta, caro Mirko Urso, per chiedere eventualmente se ci fosse disponibilità nella nostra lista, cara Rossella Presicce, che mi mandi qualcuno a fare le trattative con me. E io ho rifiutato, pensando di andarle a fare con tuo nipote, per un'unità familiare voluta e da ricercare. Il venerdì c'era il sì all'unità familiare, il sabato è cambiato tutto. Queste sono le verità che dovete dire su questo palco, altro che nuovi. Siete trasformisti, questo sì, e lo possiamo dire. E allora, ragazzi, e lascio la parola ai miei amici, con coraggio, con convinzione, con forza disumana, diciamo pure, dobbiamo fare questo sforzo, perché dobbiamo cambiare la storia di questo paese. In quei programmi che ho visto di quei ragazzi, sembrava il programma di qualcuno dell'opposizione. Loro non sanno, ahimè, che stanno sponsorizzando qualcuno che è stato per 15 anni in maggioranza e ha fatto il disastro che c'è oggi in questo paese, e loro ne devono rispondere, pur essendo alle spalle e non in prima fila. Grazie Scorrano, vi voglio bene, sicuramente ce la faremo questa volta a cambiare la storia di questo paese. Caro Mirko Urso, spero tu non sia andato a mangiare, perché stai per ascoltare il programma della lista numero uno, La Svolta Giusta, perché il nostro è un progetto fondato sul programma e non sulle chiacchiere. E poi, caro Guido, non ti meravigliare se il loro programma è scopiazzato. Sicuramente sarà stato perché fino all'ultimo minuto erano ancora indecisi sul sindaco da scegliere. Noi parliamo di programmi e non di chiacchiere. In occasione della consultazione elettorale per il rinnovo dell'amministrazione del nostro comune di Scorrano, la lista La Svolta Giusta si presenta all'opinione pubblica come un'aggregazione politica fondata sul riconoscimento di valori condivisi, con una seria piattaforma politico-programmatica, con l'obiettivo di offrire alla comunità scorranese un progetto serio e attendibile per rispondere alle istanze e ai bisogni del Paese, ponendosi a disposizione dei cittadini, di tutti i cittadini. Il nostro programma si compone di una serie di proposte concrete e di sicura attuazione che la futura amministrazione si impegnerà attivamente a mettere in pratica nei prossimi 5 anni per rispondere alle istanze e ai bisogni del Paese, ponendosi a disposizione dei cittadini tutti. Il nostro primario obiettivo sarà quello di migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini, per costruire insieme un paese nuovo da vivere, con un patto tra comune e popolazione, rispettando le esigenze, le aspettative e i diritti della singola persona e delle famiglie. Ogni scelta politica, ogni impegno di risorse finanziarie, ogni azione amministrativa dovrà essere improntata alla massima chiarezza e trasparenza, per dare a tutti le più ampie garanzie di democrazia che spesso sono venute a mancare. Chi mi conosce sa che fin da bambino sono stato educato con i valori dell'altruismo, riconoscendo sempre, in ogni luogo, in ogni momento della mia vita, i più bisognosi come coloro da tutelare maggiormente. Valori condivisi da tutti i miei amici e compagni di viaggio in questa tornata elettorale. Insieme e in quest'ottica abbiamo sviluppato un punto del programma che vede i giovani come protagonisti, come cittadini attivi e partecipi del proprio percorso di crescita formativo, lavorativo e sociale. Sono i giovani che devono cambiare questa città, ed è ai giovani che la politica deve rivolgersi, ponendo la più grande attenzione alle loro problematiche e alle loro esigenze. Troppe volte si dice che bisogna investire sui giovani perché saranno i cittadini del futuro, ma i giovani sono anche i cittadini del presente, con bisogni, esigenze e istanze ben precise delle quali il comune deve farsi carico.
Solo un comune in grado di mettere a disposizione strumenti per la realizzazione di progetti e sogni. Solo un comune in grado di indirizzare i giovani verso l'autopromozione, il protagonismo e la responsabilità sarà un comune capace di garantire un corretto ricambio generazionale. L'Italia è la nazione dei cervelli in fuga, in cui chi resta non trova sbocchi. Anche Scorrano ha bisogno di politiche giovanili veramente efficaci, che si dovrebbero occupare di giovani, non solo in riferimento al tempo libero, seppur settore importante, ma che restituiscano loro il desiderio di costruire il futuro da casa. Come raggiungere un obiettivo tanto ambizioso? Si deve fare spazio ai temi del lavoro, della casa e del vivere quotidiano. Per questo motivo intendiamo realizzare uno sportello InfoPoint, Informa Giovani e Informa Lavoro, che sarà un vero punto di riferimento per i giovani scorranesi, dove sarà possibile documentarsi e informarsi sulle varie opportunità esistenti sul territorio, partendo dal sostegno all'imprenditoria giovanile attraverso l'applicazione delle leggi in vigore, continuando con l'assistenza e le informazioni sui programmi e sulle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea. Giungendo infine alle informazioni sui concorsi pubblici e alle agevolazioni per le nuove famiglie, assegno di maternità, bonus bebè, bonus maternità, servizio civile. Con tutta la squadra siamo pronti anche a istituire un tavolo politico, un luogo di incontro dove la partecipazione, la consultazione e condivisione possono produrre bene comune. Il dialogo tra i giovani e l'amministrazione sarà continuo e produttivo. L'amministrazione dovrà essere capace di instaurare un dialogo continuo con le istituzioni ecclesiastiche presenti sul territorio, al fine di creare un luogo comune di aggregazione, come per esempio accade in altri paesi, con la creazione di un oratorio, valida alternativa di socializzazione. La parola futuro si scrive insieme. Energie, finora silenziose, devono essere liberate per il miglioramento della difficile situazione che stiamo vivendo. Un tempo che richiede che molte più persone riscoprano l'importanza dello spazio pubblico e della buona politica, volto alla ricerca del bene comune. Insieme, per intendere la politica come l'arte di collaborare nella nostra comunità per un progetto di sviluppo condiviso. Insieme possiamo farcela. Grazie. Care concittadine e cari concittadini, buonasera. Nell'intervento di questa sera cominciamo a parlare delle linee programmatiche della nostra auspicata e futura amministrazione, che punta a far vivere a questo nostro Paese una stagione nuova di politica attiva e di scelte condivise. Proviamo ad uscire da una stagione di scelte imposte e di soluzioni clientelari. La rinascita della nostra comunità. Una politica fatta di ascolto, di concertazione con le diverse anime che contraddistinguono la nostra comunità. È fondamentale adottare un alto comportamento etico, vivere il proprio impegno amministrativo come servizio alla città, ossia come impegno disinteressato di tempo, di energia e di studio. Io ritengo che, se è giusto dare conto del proprio operato ai propri elettori, lo è ancora di più darlo alla propria coscienza. Parla una persona che non ha bisogno della politica. Abbiamo un sogno per la nostra città. Sentiamo la responsabilità di un grande progetto da condividere. Un progetto che parla al futuro di sviluppo, di lavoro, di relazioni nuove. È opportuno fare scelte chiare, imparare a lavorare insieme al Paese e per il Paese, affrontando i problemi guardando al futuro. I pilastri di una buona amministrazione sono rappresentati dalle cosiddette 5 E: economicità, efficienza, efficacia, equità ed etica. Il futuro di ogni nuova comunità non può non passare da una scelta verde.
Parlavo in premessa di linee programmatiche chiare e definite. Scorrano, per rinascere, non necessita di opere faraoniche, di progettazione a lungo termine. Ha bisogno di interventi a breve termine mirati, e di questo stasera vi parlerò. Parlavo di una scelta verde: promuovere e incentivare attività volte all'efficientamento energetico, a partire dai luoghi ove sono ubicati i pubblici uffici, intercettando le potenzialità di fondi pubblici disponibili in tema di energia. Dotarsi di uno sportello energia informativo per il cittadino, per informazioni e consulenza in materia di risparmio energetico e di incentivi. Promuovere stili di vita più sostenibili in modo diretto, patrocinando e sostenendo eventi organizzati dalle associazioni specializzate. Rendere o cominciare a rendere autosufficienti ed ecosostenibili fabbricati di interesse comune, con conseguente utilizzo delle risorse risparmiate per l'incentivazione di interventi di iniziativa privata. Si potrebbe pensare di applicare aliquote ridotte sui tributi locali per i proprietari di immobili interessati da interventi di efficientamento energetico. Programmazione mirata e non utopistica, che parte dal basso. Chi si candida a fare politica e a prendere decisioni per il bene della comunità non può non immaginare un paese dove si viva meglio, dove si respiri aria più pulita, dove comportamenti virtuosi possono indirizzare una macchina amministrativa a fare le scelte giuste. Il dramma di Scorrano è dove andare a respirare un po' di aria pulita. Periferie malconce, spazi verdi inesistenti e malcurati. Il paese ha urgente bisogno di un nuovo abito. Quello che indossa è ormai vecchio, sporco e infeltrito. Riqualificazione delle periferie con urgenti interventi di manutenzione del verde pubblico, creazione di nuove aree verdi attrezzate e investimenti in infrastrutture che consentono la fruizione corretta delle stesse, progettazione e realizzazione di un percorso ciclabile e illuminato che renda agevole raggiungere il parco favorita, luogo riqualificato e attrezzato con denaro pubblico, ma difficilmente raggiungibile per ubicazione, ma soprattutto per assenza di infrastrutture che ne agevolerebbero la fruibilità. Il Paese, cari concittadini, ha urgente bisogno di interventi di miglioramento dell'arredo urbano. Prioritario risulta pertanto l'esecuzione di opere di ripristino o rifacimento del basolato presente nella parte più storica del Paese. Attività di recupero di vecchi fabbricati fatiscenti e le opere di manutenzione innanzi citate potrebbero favorire l'insediamento di nuove iniziative private, artigiane e commerciali. Formuleremo un nuovo piano del commercio. Diciamo no alla realizzazione di inutili nuovi parchi commerciali, perché non intendiamo continuare ad offendere l'intelligenza dei cittadini scorranesi e non intendiamo illudere ulteriormente i nostri giovani disoccupati. Siamo per la nascita e la valorizzazione di centri commerciali spontanei, naturali, di mercati frutti del tessuto commerciale cittadino, quale ricchezza della città in alternativa alla grande distribuzione. Incentiveremo piccole botteghe e negozi per la commercializzazione di prodotti a chilometro zero, con l'obiettivo di medio periodo di realizzare un nuovo mercato ortofrutticolo come volano di crescita della nostra economia cittadina. Continuo il mio intervento trattando un altro punto nevralgico del programma della lista La Svolta Giusta, oltre che un argomento tanto caro al sottoscritto, quello degli impianti sportivi, questione tanto trascurata dall'attuale amministrazione quanto è importante nel nostro progetto politico. Ritengo quello degli impianti sportivi un problema di primaria importanza nel nostro Paese, anche perché, come molti di voi già sanno, sono da anni copresidente di una scuola calcio con numerosi iscritti.
Non posso, nella veste di cittadino scorranese prima e di dirigente di una scuola calcio poi, immaginare le strutture sportive del mio paese nello stato di incuria e di abbandono in cui si trovano attualmente. È sufficiente infatti attraversare le strade del quartiere del campo sportivo per rendersi conto dell'inefficienza dell'amministrazione uscente, ma anche per rendersi conto che Scorrano al momento non ha una struttura sportiva idonea affinché i nostri figli o nipoti possano svolgere qualsiasi tipo di attività agonistica. Non può sfuggirvi, cari cittadini, lo stato di totale fatiscenza dei campi comunali, dove panchine divelte, terreni da gioco totalmente distrutti e muri di recinzione completamente assenti hanno rimosso il ricordo di tanti ragazzi scorranesi e non solo, che hanno svolto per anni attività sportive di ogni genere, in particolare il tennis e il calcetto. Non può certamente sfuggirvi lo stato di abbandono in cui versa il palazzetto dello sport, struttura oramai in disuso, circondata all'esterno da erbacce e da incuria, all'interno della quale nessuna attività sportiva è mai stata esercitata, se non in qualche breve periodo temporale, peraltro senza che ci fosse la prescritta certificazione di agibilità dello stesso immobile. In tutto questo poi arriviamo a trattare quello che è considerato da sempre il punto di forza dell'amministrazione uscente, oltre che una delle più importanti opere ingegneristiche italiane dell'ultimo cinquantennio, il campo comunale Duca Carlo Guarini. Cari concittadini, è di assoluta evidenza che tale struttura rappresenta, tranne che per l'amministrazione uscente, un problema di rilevante importanza per Scorrano, un problema che merita una soluzione nell'arco di un brevissimo lasso temporale. Ebbene sì, dopo i 650.000 euro sperperati dall'amministrazione Bendinelli per il rifacimento dello stesso, il Duca Carlo Guarini non rappresenta una risorsa per Scorrano, ma al contrario un serio problema. Caro sindaco e cari amministratori, ma vi siete accorti che c'è un quartiere di Scorrano che vive come se fosse circondato dal deserto del Sahara? Caro sindaco e cari amministratori, dove sono finite le lamentele di tutti i cittadini di Scorrano e le raccolte firme dei residenti della zona per la risoluzione dell'annoso problema del campo sportivo? Ve lo dico io. Sono state sempre da voi cestinate e mai prese in seria considerazione. Prima di tutto perché pervenivano da uno scomodo oramai ex consigliere di minoranza. E poi interessavano sicuramente un quartiere di Scorrano dove non vivono amici o parenti o compari degli attuali amministratori. Cari concittadini scorranesi, quello delle strutture sportive è un punto basilare e fondamentale del mio e del nostro programma. Lo dico come già vi ho precisato da presidente di una scuola calcio e quindi da uomo di sport. Lo dico da presidente di quella scuola calcio, la SD De Cagna, che qualche anno addietro ha patito le angherie e gli infantili dispetti di Bendinelli e compagni. Angherie e dispetti che hanno costretto il sottoscritto, a cui è stata negata la disponibilità del campo sportivo comunale, a sopportare ingenti costi di gestione dell'attività della stessa scuola calcio, costringendo i vostri figli e i miei nipoti a chiedere ospitalità al comune di Giurignano per lo svolgimento della pratica sportiva. È ancora lucido, caro consigliere Bendinelli, il ricordo dei miei nipoti e dei figli della gente di Scorrano, che per colpa di un tuo dispetto infantile e solo perché intendevi agevolare la scuola calcio e gli interessi di un tuo fedelissimo amico, sono stati costretti ad emigrare in un paese limitrofo per poter esercitare il proprio diritto di svolgere attività sportiva. Ho finito. Cari concittadini, è un punto del nostro programma, come detto più volte, l'intervento di ristrutturazione e di messa in sicurezza delle strutture sportive comunali.
come il rifacimento del campo da gioco del Duca Carlo Guarini da terra a manto erboso, il recupero del palazzetto dello sport allo stato inagibile e dei campi comunali attualmente in totale stato di abbandono. Cari concittadini, insisto affinché l'11 giugno possiate sostenere con il vostro consenso la lista La Svolta Giusta ed il candidato sindaco Guido Stefanelli. È ora di dire basta a questa politica, alla politica del dispetto, alla politica dei soli nominati, alla politica dei parchi commerciali promessi e mai realizzati, alla politica che illude la gente. Buona serata. Buonasera a tutti. Le istituzioni erano degenerate, non riuscivano più a far politica, non erano più autorevoli, ma erano invece vittime dei giochi di potere. La politica non perseguiva più il bene del cittadino, ma era pregna di arrivismo e di lotte di fazione. I politici erano dei mediocri, vale a dire o erano scarsamente intelligenti o erano persone senza scrupoli. Mancava il senso civico nel politico, il quale ormai obbediva solo all'ambizione. Mancava la moralità della politica, era stato perso il senso dello Stato. La politica era passata dall'universalità al personalismo. Ma perché questa crisi politica? La crisi politica era specchio della crisi della società. Non bastava quindi cambiare la politica, ma bisognava cambiare la società e l'uomo. Quanto appena narrato, seppur riferendosi al primo secolo avanti Cristo, all'epoca di Cicerone, rappresenta la situazione attuale del nostro paese, così diventando straordinariamente un nostro contemporaneo. Scorrano sta attraversando un periodo difficile, controverso, un periodo nel quale la politica ha perso il senso del suo ruolo e delle istituzioni. Del resto, cos'è la politica se non lo strumento per migliorare la vita dei cittadini e offrire un futuro alle giovani generazioni? Ed io, questa sera, a voi concittadini, voglio rivolgere il mio caloroso appello al voto. Un appello al voto per la lista La Svolta Giusta, per Guido Stefanelli sindaco, per questa coalizione che si presenta all'opinione pubblica con un altissimo profilo di coerenza e di qualità del suo progetto. Alle famiglie scorranesi vogliamo trasmettere un segnale importante, un segnale che restituisca a loro la fiducia nella politica, la fiducia in noi candidati che intendiamo rappresentare con rigore, coerenza e trasparenza gli interessi della nostra comunità che vuole costituire il suo futuro anche attraverso il rilancio di una buona politica sociale. A Scorrano deve nascere una nuova politica partendo dallo stesso ripensare l'area socio-educativa. I bambini e gli anziani sono i grandi assenti dalla politica di Scorrano. Non esistono centri per l'infanzia di ludoteche e spazi di quartiere dove i bambini possano socializzare e crescere. Recenti studi dimostrano come gli adolescenti, trascorrendo interminabili ore davanti al computer, tablet, videogiochi, social network e alla immancabile televisione, realizzano un modello di società che è ben lungi dall'essere quella reale. Nessun computer potrà mai sostituire vere e autentiche relazioni interpersonali. La crescita, la socializzazione vera è quella che si esercita favorendo e promuovendo la cultura della persona e dello scambio diretto di relazioni e di esperienze. Il Comune ben può favorire con centri giovanili dell'infanzia tale indispensabile necessità. Degli anziani spesso si dice siano una risorsa imprescindibile. Se è vero come è vero, torniamo a dare loro la dignità e il rispetto che meritano con il potenziamento del centro ricreativo per la terza età, che diventi un luogo di incontro e socializzazione con attività ludiche e programmi di allenamento, al fine anche di incentivare l'incontro dei ragazzi con gli anziani affinché venga costruito un ponte con la terza età, attraverso anche il racconto e il recupero degli antichi mestieri. Ed ancora, di concerto con l'ambito sociale di zona, intendiamo garantire l'assistenza domiciliare in collaborazione con l'ASL e la struttura ospedaliera, nonché realizzare strategie di prevenzione e recupero del disagio, dell'esclusione sociale e di tutte le dipendenze, quali droghe, alcol e giochi d'azzardo. Riteniamo altresì indispensabile l'elargizione di un assegno sociale per le fasce deboli, nonché la realizzazione di un fondo di solidarietà per aiutare la partecipazione degli alunni con famiglie disagiate alle iniziative scolastiche. Un altro punto su cui si intende intervenire riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Basti pensare che a tutt'oggi la casa comunale non è un luogo fruibile per coloro i quali presentano un handicap motorio o fisico. Gli interventi in programmazione riguarderanno in particolare il potenziamento di marciapiedi, passaggi pedonali e parcheggi.
Il tutto nella convinzione che è compito di una buona amministrazione rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che impediscono la realizzazione dei diritti umani. Ebbene, cari concittadini, in questo intervento, oltre ad esporre il programma relativo alle politiche sociali, ho espresso anche il mio pensiero su quello che per me è una priorità assoluta: la persona al centro dell'attività politico-amministrativa del Comune. Altri temi specifici, le grandi e prioritarie opere da realizzare saranno certamente al centro dell'odierno dibattito, ma il mio fermo intendimento procedere su due livelli paralleli e ben compatibili. Il primo è quello di non deludere la voglia di cambiamento che voi cittadini in questi giorni di campagna elettorale ci state manifestando. Il secondo è l'avvio dei punti programmatici esposti, che avrà pur il necessario tempo per la realizzazione, affinché tutti possiamo tornare ad essere orgogliosi del nostro paese. Scorrano e gli scorranesi non possono e non vogliono più aspettare. Grazie. Buonasera a tutti. Ulteriore obiettivo del nostro programma è quello di realizzare e consolidare l'apparato culturale, commerciale e turistico del nostro paese. Se analizziamo Scorrano alla ricerca di una valida strategia di sviluppo, balza subito agli occhi notare come, nonostante la presenza di una molteplicità di risorse, il nostro paese non riesce a crescere. E questo probabilmente perché coloro i quali ci precedono non hanno mai guardato il paese con gli occhi di chi lo deve vivere realmente e concretamente. Scorrano vanta un corredo di arti e tradizioni che negli anni gli hanno portato ad essere quello che oggi è attualmente, un paese noto non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Allora, sulla base di questa premessa, la nostra azione sarà quella non soltanto di salvaguardare e di realizzare quelle che sono le attività delle nostre aziende locali, ma soprattutto di farne un polo attrattivo sia per turisti, visitatori e per noi stessi concittadini. Un punto molto importante del nostro programma riguarda la realizzazione del centro turistico informativo. In questo caso fondamentale sarà accogliere, informare, guidare i visitatori attraverso anche la redazione di una mappa turistica adeguata. Tuttavia è molto importante allo stesso modo creare e promuovere percorsi turistici attraverso visite guidate sia all'interno del nostro paese che all'interno dei paesi limitrofi. Questa chiaramente è una politica che permetterà di crescere il nostro paese sotto un profilo sia economico e anche sotto un profilo occupazionale, perché il nostro intento sarà non soltanto quello di attirare i turisti e i visitatori, ma soprattutto riuscire a trattenerli all'interno di Scorrano, e quindi questo sarà un vantaggio per tutti noi cittadini. Chiaramente un apparato turistico che funzioni non può prescindere da un centro storico che, ben si sa, rappresenta la carta d'identità di ogni città, testimonianza diretta della storia dei luoghi, testimonianza diretta dei cambiamenti sociali. La nostra azione allora volgerà ad un recupero del borgo antico attraverso azioni mirate alla sanatoria dello stesso, affinché il nostro centro storico ritorni ad essere lustro per la nostra città. Una iniziativa molto importante, che personalmente ho molto a cuore, è quella di realizzare un modello di albergo diffuso. Si tratta di un'iniziativa made in Italy, già in atto in moltissimi paesi del nostro territorio, e consentirà di ripopolare il centro storico, e soprattutto si tratta di un'iniziativa sostenibile ad impatto ambientale zero, che consentirà di ripopolare e soprattutto consentirà di rivalutare quelle che sono le strutture ad oggi non utilizzate. Una premessa però, in questo caso, mi preme condividere insieme a tutti voi, e si tratta di un messaggio a me molto importante. È infatti necessario che la realizzazione del nostro progetto passi per la condivisione diretta di tutti voi concittadini, perché è arrivato finalmente il momento di dire basta alla delega in bianco, basta alla politica dei compromessi. Basta soprattutto alla politica dei pochi eletti.
Questa per me, questa per tutti noi, è una battaglia che vale la pena di essere combattuta. È la battaglia della Scorrano dimenticata, è la battaglia della Scorrano delle periferie, delle nuove generazioni, delle donne, degli uomini, dei bambini, degli anziani, delle famiglie. Quindi vi dico viva la nostra Scorrano, l'11 giugno insieme la svolta giusta con Guido Stefanelli, candidato sindaco. Grazie a tutti.